Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi iniziamo una nuova rubrica, ovvero i preferiti del periodo. Preferiti del periodo e non del mese, perché se dovessi ogni mese fare questo video dovrei trovare per forza dei nuovi preferiti. Ho deciso di fare questo video quando mi rendo conto di avere qualche prodotto che uso molto spesso, che è un preferito, che in qualche modo mi ha migliorato la vita. In questo video ci saranno varie cose, ci saranno dalle cose più disparate, veramente. Dai prodotti beauty, skincare, elettronica, tutto quello che in generale io posso usare, che sia un oggetto, un servizio, qualcosa del genere. Cercherò di lasciarvi il più possibile i link qui sotto se mi ricordo e se li trovo, perché comunque ci tengo a fare un video sensato che anche voi potete reperire quelli che per me in questo momento sono i miei preferiti. Primo preferito che mi viene a dirvi è la crema di Etherea Cosmetics, che adesso non mi viene il nome, ma comunque vi lascerò delle foto qua. L'odore, lo profumo è veramente dolce, fantastico. L'unica pecca di questa crema è l'erogatore, perché è scomodo, perché vedo che si impappina spesso quando tiro il prodotto, però il prodotto in sé è top. Secondo me è meglio da giorno, infatti non penso sia pensato per la notte, ma io a volte uso sia quella a giorno che notte la stessa crema, non sto a farmi troppi problemi. È idratante ma non troppo, quindi secondo me è adatta a tutte le tipologie di pelle ed è veramente molto molto carina, quindi la consiglio vivamente. Scoperta dell'ultimissimo periodo è la mousse detergente di Vivi Verde. Allora, intanto è un preferito perché costa veramente poco, se non sbaglio costa sui 3-4 euro e già questo è un super plus per questa mousse. È veramente soffice, lava bene, va via in 2 secondi, perché vi dico la verità, secondo me è un detergente. Oltre a lavar bene tutto, deve anche però andare via facilmente, a volte non è così. Unica cosa che ho notato è che a volte è un po', forse un po' secca sul viso, quindi magari ha una pelle secca, non so se la consiglio al 100%, ma per una pelle normale, grassa e mista, secondo me è perfetta. Contate che comunque è solo una mousse, quindi non è una crema, cioè anche se avete la pelle secca, magari in quel momento sentirete la pelle un pelino tirare, ma dopo comunque continuate con la skincare, quindi secondo me si può anche evitare di pensare a questo fatto della secchezza. L'importante di una mousse è che lavi bene e non irriti gli occhi. Questa, per esempio, non mi irrita per niente gli occhi e quindi la consiglio tantissimo. Come avrete visto probabilmente in un video che non so se è già uscito o meno, io mi sfaso perché faccio i video tutti prima, quindi non so se l'avete visto, io uso un sacco le spugne in konjac. Sono molto utili le spugne in konjac per lavare bene la maschera quando ve la dovete togliere. Io ho sempre lavato le maschere con le mani, ma a volte sono un po' toste da togliere con le mani, e ho scoperto queste spugne in konjac di Sephora, che ce n'è una illuminante e una purificante. Io ho preso queste due, per ora ho usato solo quella purificante, ma vi giuro che mi piace un sacco. È veramente soffice sul viso, è piccolina, quindi la gestite bene anche sul naso nelle parti più difficili da raggiungere, e secondo me è veramente ottima perché non costa neanche tanto. Quindi le spugne in konjac di Sephora in generale, anche se io per ora ho provato solo la purificante, ma secondo me sono tutte consigliatissime. Prodotti che veramente mi hanno salvato i capelli sono i prodotti di Mermaid & Me. Allora, io soprattutto vi voglio parlare dei miei preferiti top top, che sono la maschera purificante per il cuoio capelluto che va messa prima, e lo scrub che prima dello shampoo, appunto sotto la doccia, vi fate lo scrub, vi fate un bel massaggio in testa e appunto vi aiuta a scrubbare bene la testa. Vi dico, oltre al fatto che mi durano molto di più puliti i capelli, che però per me non è mai stato più di tanto un problema, io i capelli li ho sempre lavati 2 volte a settimana senza troppi problemi, ho notato però con la tinta che mi si sono leggermente più ingrassati, non so il motivo ma è così, quindi comunque su quello mi danno una mano. Ma soprattutto io avevo sempre il problema che dopo aver lavato i capelli mi sentivo comunque la cute non perfettamente pulita, non so come spiegarvi, cioè mi sentivo sempre un po' quasi di prurito, qualcosa così, non so. Infatti ho notato che usare uno scrub costantemente, con anche la maschera possibilmente, appunto mi lava bene la cute, mi sento la testa leggera, bella pulita, cosa che ultimamente appunto non riuscivo più ad ottenere con i classici prodotti, o anche prodotti comunque di un certo tipo, costosi e tutto, che però non riuscivo a appunto a trovare più quell'effetto lì. Quindi se voi come me avete questo problema di sentirvi sempre la cute comunque non pulita al 100%, vi consiglio la combo maschera purificante prima e scrub poi appunto dopo i vari prodotti, shampoo, quello che è,
e fidatevi di me che se non subito, anche se comunque io è una cosa che ho notato subito, col tempo sentirete la cute veramente molto più lavata, molto più curata. I prodotti di Mermaid & Me in generale mi sono piaciuti tutti, anche lo shampoo, il balsamo delle varie linee, mi sono piaciuti anche la maschera idratante, però soprattutto questi due rientrano nei miei preferiti. Uno scrub che ho scoperto è quello di Sephora, della linea nuova che ha tirato fuori. Mi piace un sacco l'odore di questo scrub, il profumo che lascia, e poi la consistenza, perché voi la prendete, sembra tipo marmellata, poi dopo la mettete sul corpo e diventa scrub. Cioè, a me queste cose veramente mi piacciono un sacco, che cambiano consistenza da come le prendi a come diventano. Sono, non lo so, sarò io strana, ma a me piacciono. Non è uno scrub molto 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 invasivo, è molto soft secondo me, però è ottimo da usare un paio di volte a settimana, dipende voi quante volte usate lo scrub corpo in una settimana, però secondo me è veramente ottimo. Una cosa che vedevo sempre ovunque, dicevo, ma veramente è questa gran svolta, è la spazzola Tangle Teaser, penso si chiami, che veramente tutte le influencer, youtuber ne parlano come se fosse la spazzola della vita. Io avevo già una spazzola con cui mi trovo molto bene, però ho provato questa anche per curiosità, poi avevo uno sconto quindi l'ho applicato, e raga, è vero, i capelli si pettinano in 2 secondi, non tirano, non si sporca questa spazzola, non cattura polvere. Io quella che avevo prima catturava polvere con niente, perché comunque se voi vi pettinate i capelli con una spazzola sporca ovviamente li sporcate, penso che non debba neanche dirla questa cosa, e si tolgono anche i capelli velocemente, cioè si pulisce veramente in 2 secondi, sembra proprio una spazzola magica. Quindi ve la consiglio un sacco se avete problemi con i capelli che vi si annodano spesso, perché quella veramente bastano poche passate, già sono pettinate alla perfezione e non tirano i capelli, cosa molto importante. A volte ci sono quelle spazzole sì che pettinano, perché sono delle spazzole, hanno i dentini, quello che è, però vi tirano un sacco la testa, vi fa male. Questa invece è soffice, scorre proprio facilmente, quindi ve la consiglio un sacco, non costa neanche tanto. Io ho preso la versione rosa, perché ovviamente quale versione potevo prendere secondo voi? Mi sono appassionata ultimamente allo smalto, al semipermanente. Vabbè, in questo momento non ce l'ho, quindi sembro un po' incoerente, però vi giuro che lo metto. E ho trovato questa marca che si chiama LC Cosmetics, non so come si pronunci, che fa degli smalti veramente veramente molto buoni, belli da vedere come colore, buoni come tenuta. Poi vabbè, a me durano fino a un certo punto, ma perché io non sono bravissima con lo smalto semipermanente, non l'ho mai fatto, sto imparando. Però veramente hanno tantissima scelta, tantissimi colori, non costano neanche tanto e veramente li amo. Adoro sia gli smalti che i vari top coat, primer, quello che è, veramente io ho quasi tutto di questa azienda riguardante appunto le unghie, e mi sto trovando veramente molto bene. Quindi se voi vi fate lo smalto semipermanente oppure anche vi fate il gel, io penso siano adatti anche per il gel, questi smalti ve li consiglio veramente un sacco. Come non parlare in questo periodo di crema mani, visto tutto il gel che ci mettiamo. Crema mani che ho adorato è quella di Sephora al cocco, che è uscita da poco in quel tubetto un po' particolare. Un'altra crema è quella di Kiehl's, che è leggermente più corposa di quella e mi sto trovando veramente molto bene ad usarla, che se l'ho quasi finita. E un'altra crema è quella di Rituals, che appunto si trova sempre da Sephora o anche su Lookfantastic, comunque ci sono vari siti che rivendono Rituals, che secondo me Rituals è uno di quei brand che ha veramente il giusto prezzo, cioè un'ottima qualità prezzo, perché non costa tantissimo, neanche pochissimo, ma veramente tra profumi, consistenza, idratazione, veramente sono prodotti fantastici. E queste 3 creme ve le consiglio tantissimo se appunto avete bisogno di idratazione alle mani, e mi raccomando usatele, perché sennò soprattutto il freddo, poi tutto il gel che ci mettiamo, veramente si rovinano un sacco, e le mani, anche se uno pensa di no, invecchiano anche loro. Quindi mi raccomando, prendetevene cura, e queste creme veramente mi stanno salvando le mani, letteralmente. Uno scrub viso che ho scoperto adesso, in quest'ultimo periodo, l'ho trovato su Lookfantastic un po' così girando, è di questa marca con un nome un po' strano, comunque vi metterò la foto ovviamente, e questo scrub è all'acido glicolico, mi sembra, adesso non vorrei dire cavolate, è abbastanza corposo, quindi rispetto a uno scrub un po' più soft lo sentite. Le prime volte che l'ho usato diventavo anche un po' rossa, forse perché non ero abituata, però uno scrub che veramente dopo che l'avete fatto dite ok, sì, mi sono scrubata il viso decisamente, perché appunto è bello corposo, poi vi fa un bel massaggio, dei bei granuli non troppo grossi, però si sentono sulla pelle, ed è uno scrub secondo me top.
Come immagino sappiate, se no ve lo dico io, lo scrub è sempre meglio farlo soprattutto prima delle maschere, perché così togliete tutta la pelle secca, tutta la pelle, come si dice, la pelle morta che avete sul viso, così fate la maschera sulla pelle viva, appunto. Maschera notte viso che ho scoperto parecchio tempo fa, direi un anno o due anni fa, adesso non mi ricordo. Avevo comprato un trio di Origins che appunto c'erano tre maschere. Questa maschera nello specifico è quella notte, e questa la trovo utilissima sia quando io faccio due volte a settimana le mie maschere, prima purificante che idratante, e magari lo faccio la sera, così la notte non metto neanche la crema, metto solo questa maschera, ma anche quando magari sono dei giorni che purtroppo mi scordo o non ho voglia di fare skincare, sento la pelle che ne sta risentendo, e questa la uso appunto al posto della crema notte quando appunto rifaccio la skincare, e veramente la mattina dopo mi sento la pelle rinata veramente, e ve la consiglio un sacco se avete bisogno di idratazione. Probabilmente per una pelle secca può andare bene anche più volte alla settimana. Io sinceramente la uso soprattutto quando faccio le mie due maschere, ma appunto anche in questi casi la trovo molto buona e valida. Cambiando un attimo discorso e uscendo dai prodotti beauty, vi parlo di questo Fire TV Stick Amazon che ho trovato su Instagram. C'era il Pandemonium, mi sembra, che è una ragazza che io seguo, che appunto aveva bisogno di questo prodotto e ne ha parlato e ha detto che era fantastico. L'ho preso praticamente il giorno stesso, mi sono proprio fidata ciecamente, mi sono ovviamente anche informata. Se non sapete cos'è, ve lo spiego io. È praticamente una chiavetta, se vogliamo dirla in maniera molto semplice, perché non sono brava nei tecnicismi su queste cose. È una chiavetta che voi mettete nella TV normalissima, e praticamente questa TV diventa una smart TV. Ci sono delle applicazioni già installate in questa chiavetta, che sono Netflix, YouTube, Amazon Prime. Prime poi è proprio già impostata perché appunto è di Amazon, quindi ce l'ha già come prima opzione senza neanche scaricarla. Poi c'è appunto YouTube, Dazn, non so come si pronuncia, insomma tutte quelle varie piattaforme online, Infinity, eccetera eccetera. Ovviamente avete bisogno di una connessione internet, che sia wifi, hotspot del telefono, vedete voi. Però la cosa figa è che appunto rendete questa TV smart. Io vi dico la verità, non uso più la TV da un sacco di tempo, uso sempre il computer, il Mac che ho, uso sempre appunto Netflix, i classici programmi, la TV normale non la guardo mai. Ma grazie a questa chiavetta io ho reso la mia TV smart, così invece di usare il computer appunto uso uno schermo un po' più grande, che appunto la TV di camera mia, oppure anche la TV del salone, perché questa chiavetta la potete spostare dove volete. L'importante è impostarla, poi ovviamente se andate tipo in un'altra casa dovrete mettere la password del wifi di quell'abitazione lì, però è veramente comoda perché ve la portate in giro, e qualsiasi TV, anche la più vecchia di 20-30 anni fa, diventa una smart TV. L'importante è avere l'uscita HDMI, che se non avete c'è comunque incluso l'adattatore, se non sbaglio, ed è veramente una scoperta stupenda. Io amo questa cosa, e in più il telecomando che avete appunto fa tutto. Io che avevo perso anche il telecomando di quella TV ho risolto così, quindi secondo me questa è veramente la scoperta assoluta del periodo, perché mi sono innamorata di questa cosa. Cioè posso vedere YouTube direttamente sulla TV senza dover andare col computer a cercare e fare, è veramente fantastica. Quindi strapromosso questo prodotto, perché non l'ho scoperto prima. Perché? Un altro prodotto è il profumo di Valerian Giorni in collaborazione con Cosmify, che come vedete è finito, e io raga, per finire un profumo, e soprattutto in così poco tempo, ce ne vuole. È un profumo che io non avevo mai sentito dal vivo, l'ho preso online, mi sono fidata delle varie recensioni che ci sono state e appunto mi sono trovata bene. È un profumo secondo me ottimo anche da tutti i giorni, è dolce ma non troppo, adesso io non ve lo so spiegare, magari andate sul sito di Cosmify per informarvi meglio, anche se mi sa che è sold out, quindi questo prodotto preferito sarà un po' inutile. Però io l'ho amato questo profumo, veramente da tutti i giorni, delle spruzzate, andavo a lavoro, tornavo a casa, e ce l'ho da 2-3 mesi, forse anche meno, ed è finito, quindi rendetevi conto voi. Comunque contiene 50 ml, quindi non pochi, quindi profumo promossissimo. Sempre in tema profumo, un altro preferito che ho è il porta profumo Mignon di Shein. Quello veramente lo sto sfruttando un sacco, perché lo porto in giro ovunque e ho sempre il profumo con me, posso sempre tirarmi delle spruzzate, tirarmi sembra che mi faccio male da sola, così è veramente fantastico perché non devo portarmi la boccia intera che magari in vetro si può rompere, può succedere qualcosa. Vi porto quello piccolino che è anche comodo, tascabile, e veramente è una comodità assoluta. Se voi come me amate avere il profumo,
Veramente ve lo consiglio, costa 3 euro su Shein, 3 euro. Ovviamente in questo periodo come non parlare delle mascherine. Le mascherine che ho preso su Amazon, che ve ne ho parlato in diversi video, le amo perché sono comode, sono tante, ne ho ancora veramente tantissime e mi sto trovando veramente molto molto bene perché durano, sono belle dure, resistenti, abbastanza grandi, quindi vanno bene sia a persone con un viso normale che magari, che ne so, a persone che hanno un viso un po' più grosso, secondo me sono perfette. Parliamo un attimo di due serie TV che sto guardando, che ho visto e sto riguardando, diciamo, in questo periodo. Una è Bridgerton, che è questa serie che è andata un sacco, tutti ne hanno parlato veramente tantissimo, serie che mi è piaciuta molto molto molto. L'unica cosa è che io sto Duca, sì vabbè, è un ragazzo carino, ma non sono così morta come la maggior parte delle persone che hanno guardato questa serie. È un po' banalotta, se vogliamo dire, non è niente di chissà così trascendentale da vedere, però secondo me per una persona che vuole semplicemente un po' di svago, 8 episodi così volano. Io me li sono guardati tipo in 3 giorni, in 2 giorni e mezzo, e veramente mi sono volati, mi sono divertita, ed è bello anche vedere questa ambientazione nell'Ottocento, che infatti soprattutto per le scene, tutti i vari paesaggi, merita questa serie TV, quindi questa ve la consiglio un sacco. E anche Gossip Girl la sto riguardando, l'avevo già vista un anno o due fa tutta intera, diciamo episodio dopo episodio, l'avevo vista ovviamente anche tanti anni fa quando la davano su Italia 1, che io ero adolescente, mi divertivo a guardare questa serie. La sto riguardando con il mio ragazzo perché lui come me appunto anni fa la vedeva un po' a spezzoni in TV, e abbiamo deciso di riguardarla insieme, e io la amo, ogni volta che la vedo la amo, amo questo fatto di essere, non so, non c'è una puntata dove non hanno un vestito nuovo, è bello, ti fa un po' svagare, ti fa un po' pensare, non lo so, come sarebbe bello essere in quelle situazioni, e allo stesso tempo ti fa capire che non sono solo i soldi a portare felicità, perché lì succedono tante cose e non sempre i soldi risolvono tutto. Inutile stare a spiegare Gossip Girl, penso che la conoscono ormai tutti, anche chi non l'ha vista, e secondo me è una serie top da vedere. Peccato che a fine gennaio mi sa che la toglieranno da Netflix, però ve la consiglio un sacco lo stesso. Ultimo prodotto che non è un prodotto è un sito, un'applicazione che si chiama Letyshops, una roba del genere, e la amo perché in questo sito ci sono diversi altri siti collegati, come Sephora, Shein, che ovviamente sono i miei preferiti, Zalando, ci sono tanti siti collegati a questo sito che se voi fate l'accesso tramite questo sito vi torna indietro un cashback, quindi una percentuale di soldi che avete speso. Vi faccio un esempio: se su Sephora c'è un cashback del 3% per esempio, e fate una spesa di 100 euro vi torneranno indietro 3 euro se non sbaglio. Ogni sito ha la sua policy, come si suol dire, ovvero che c'è chi te li ridà entro 30 giorni, 60 giorni, dopo 90, insomma ogni sito ha la sua. Però veramente è un sito top, perché poi quando fate la registrazione, se per esempio voi fate la registrazione sotto al link che vi lascio qua, avrete 5 euro in regalo, e anche io, e voi a vostra volta, se darete il vostro link a dei vostri amici, avrete 5 euro voi e 5 euro il vostro amico, e così andare. Ed è bello perché comunque è molto comoda come cosa avere sempre comunque dei soldi che non hai speso, e loro ti regalano 5 euro solo perché lo consiglia qualcuno. Quindi io ve lo consiglio perché l'ho già usato, mi sto trovando veramente molto bene, ci sono tanti siti e ogni giorno ci sono delle promozioni assurde, cioè tipo, non so, un giorno c'è il 30% di cashback su Sephora, quindi su 100 euro riprendete 30 euro, vi faccio un esempio. Quindi è un sito secondo me molto carino, abbiamo visto che va di moda il cashback perché anche lo Stato lo sta facendo, però questo secondo me è un modo molto carino di spendere e avere qualcosa indietro, come se fosse una specie di sconto, quindi ve la consiglio un sacco. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, fatemi sapere se vi è piaciuto questo nuovo format dei prodotti preferiti del periodo, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti del periodo ovviamente, se conoscevate questi che vi ho appunto detto adesso io, fatemi sapere un po' come la pensate. Io questi prodotti appunto li amo, mi sono accorta in questo periodo di averli usati spesso per un motivo o per un altro. Quando ne avrò altri di nuovi appunto riporterò questa tipologia di video, non so quando, non so prevedere le mie future ossessioni. Quindi chiudiamo qua il video, aspetto un vostro commento, un mi piace, un'iscrizione se ancora non siete iscritti ovviamente, e se vi va ci vediamo in un prossimo video, e ciao a tutti.